corpo a corpo a Milano, vicino a Piazza Fontana, fra la polizia in assetto antisommossa e gli studenti, e poi l'assalto a un convegno dentro l'arcivescovado. Scontri a Padova, davanti all'università, con i manifestanti che puntavano alla sede del PD e il capo della squadra mobile in ospedale. A Roma, uova e fumogeni contro il Ministero dell'Economia, vernice contro l'ambasciata tedesca e poi un gruppo di lavoratori arrampicati sulle impalcature del Colosseo. A Napoli, la tangenziale occupata durante il corteo, a Pisa, l'aeroporto, a Bergamo, un'azione contro la Camera del Lavoro. È un giorno caldo di un autunno che rischia di diventare caldissimo, il 14 novembre dello sciopero sociale dei sindacati di base e dei movimenti di studenti e precari contro il Jobs Act. Ecco lo sciopero generale e noi abbattiamo questo governo, compagni! A Milano i cortei in centro sono due, gli operai della FIOM da una parte, gli antagonisti dall'altra, non si incontrano mai. Poco dopo mezzogiorno, un gruppo pensa di superare lo sbarramento a Piazza Duomo ed avvicinarsi al palco con Landini e la Camusso per srotolare uno striscione. Il servizio d'ordine del sindacato li dissuade. C'è una manovra di aggiramento. Gli studenti hanno l'autorizzazione per passare da Piazza Fontana. Lì c'è la sede dell'arcivescovado. Niente da fare anche qui. Provano a sfondare. Ecco lo scontro con la polizia. Dopo lo scontro, i manifestanti ripiegano dentro l'università per un'assemblea e occupano un'aula. Dopo le due del pomeriggio, un gruppo attraversa Via Larga e va all'arcivescovado. C'è un convegno organizzato dal Ministero dell'Istruzione e dalla CEI, si chiama La Buona Scuola. Si pensa che dentro ci sia anche il ministro. La polizia, in assetto antisommossa, li segue e li respinge. L'Unione degli Studenti, in un comunicato nel tardo pomeriggio, parla di ragazzi caricati con violenza alle spalle e chiede le dimissioni del questore. Le forze dell'ordine hanno 7 uomini feriti. A Padova viene ferito anche il capo della squadra mobile, colpito, secondo quanto raccontato dallo stesso poliziotto, da un calcio alla testa mentre era in terra. Il corteo si stava scontrando con gli agenti davanti all'università. A Roma la manifestazione parte da Piazza della Repubblica. Stavolta non ci sono scontri con la polizia, si lascia fare. Volano uova, fumogeni e petardi contro il Ministero dell'Economia, più o meno stesso copione davanti all'ambasciata tedesca. Da un'altra parte, al Colosseo, un gruppo di lavoratori sostenuti dall'USB s'arrampica sulle impalcature. Protesta contro le privatizzazioni, in mezzo anche i due autisti licenziati dopo la partecipazione a una trasmissione televisiva. Anche a Napoli ci sono due cortei, uno dalla rampa di Corso Malta in bocca alla tangenziale e la blocca per tutto il giorno, l'altro sfila per il centro. Nel pomeriggio un picchetto davanti ai negozi delle grandi catene multinazionali accusate di speculare sul precariato. Anche a Palermo il traffico va in tilt. Gli studenti occupano la mensa dell'università e una decina di famiglie di senza casa prende uno stabile abbandonato. Sciopero! Sciopero!
a Pisa viene occupato l'aeroporto. Non è che l'inizio, gridavano oggi i manifestanti, ricalcando un vecchio slogan del 68 francese. Già la prossima settimana è annunciato il seguito.